Carlo Molinaro. Oggi leggo una poesia stranamente dedicata a mia figlia. Sono stato alla manifestazione degli studenti l'altro ieri e penso che sia molto importante questa manifestazione, che forse sta svegliando qualcosa. Devo precisare che mia figlia non è una studentessa, ma è già un'insegnante. La studentessa è la figlia di mia figlia, mia nipote, perché insomma il tempo passa. Comunque la poesia è dedicata a mia figlia perché curiosamente il 31 gennaio faceva lo stesso tempo del giorno in cui lei è nata. Infatti la poesia si intitola 31 gennaio 1983-2022. È arrivato il vento di mare a ripulire Torino, proprio come quel mattino dopo la notte che nacque Lucia. Il vento toglie le ultime foglie, le più testarde, agli alberi spogli. Lucia è bellissima e ha 4 figli. Sul fiume azzurro si alzano uccelli che guardo da lontano, dal balcone. Quando lei nacque avevo 10 anni meno di lei adesso. Rincorrevo ogni cosa, ogni donna, forse niente. Tutto cambia o non cambia. È ritornato il vento caldo e fa vortici belli e crocevia delle vite dove perdi la strada e incontri ciò che non cercavi e che è grazia trovare. Le ombre salgono ai rami e i rami fanno gemme predisposte alla luce. È bellissima mia figlia, è una ragazza misteriosa con le gioie e i dolori e con tutte le cose di cui nessuno può sapere niente. Come niente si sa del vento, delle sere.